Obesità, malnutrizione, scarsità delle risorse e sprechi alimentari. Questi temi trattati al terzo forum internazionale sul cibo e la nutrizione, organizzato dal Barilla Center for Food and Nutrition. Al centro del dibattito anche il tema dello sviluppo sostenibile. Tra gli ospiti intervenuti il presidente nazionale di Coldiretti Sergio Marini, che invita a recuperare il valore insito nel cibo come ricetta per combattere sprechi e speculazione. Ma perché non ci intendiamo? Perché sostanzialmente i cittadini stanno prendendo atto, hanno preso atto, comunque si sono convinti che il cibo è soltanto una merce e pertanto se è soltanto una merce deve essere sostanzialmente trattata con le regole delle merci. Su questo dobbiamo riflettere, sprechiamo molto, sì è vero che sprechiamo molto, ma quando io butto qualcosa, se ragiono come se fosse una semplice merce quel prodotto, beh sostanzialmente ritengo che avendolo pagato ho il diritto di buttarla. Non mi pongo il problema che probabilmente nel mondo c'è qualcuno che muore di fame. La speculazione è il prezzo che paghiamo perché c'è il libero mercato, è una componente del libero mercato, non mi interessa se poi fa morire la gente. Se non recuperiamo, voglio dire, dei valori dentro il sistema cibo, dei valori immateriali, il cibo non è semplicemente una bicicletta che deve funzionare, deve essere bella, deve costare poco e poi sostanzialmente se la dobbio o no è poco importante, è molto di più. Marini ha poi sostenuto la necessità di rivedere il nostro concetto di pasto, che deve essere inteso come un importante momento di socialità e non come una semplice pausa dal lavoro. L'interruzione del lavoro, gli stili di vita si parlava prima, forse è improprio parlare di pausa quando c'è l'ora di pranzo. Il momento del pranzo forse è uno dei momenti più belli, voglio dire, di grande socialità, dove si apprezza il cibo e si apprezzano tante altre questioni e lì si potrebbe capire che valore immateriale c'è dentro un prodotto e quanto lo si dovrebbe giustamente pagare. Ma un conto è dirlo e un conto è andare a spiegare che la pausa pranzo, bisognerebbe dire, è il lavoro, una pausa tra un pranzo e l'altro. Molto, molto più complesso. Forse nelle famiglie bisognerebbe spiegare che dedicare qualche ora di più in cucina non è poi così negativo, anzi è un momento di socializzazione, di confronto, un'ora di televisione in meno e un'ora di cucina in più andrebbe molto bene. In chiusura della tavola rotonda a cui ha preso parte, il presidente di Coldiretti ha richiamato quella politica disattenta alle sfide del futuro che bisogna vincere per la salvezza del pianeta. La riforma della politica agricola comunitaria è la dimostrazione pratica di come devono faticare i cittadini da una parte e i contadini dall'altra a cambiare questo modello che non ci piace e a renderlo più sostenibile, quando poi coloro che dovrebbero guidarlo il modello, che sono le scelte di politica, vanno esattamente nella direzione opposta.